Bella ragazzi, qui XWilly, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo ritornati all'interno dell'auto-officina in compagnia del nostro omino, che saluta tutti. Sì, lo so, questa settimana sono usciti pochissimi video, mi scuso con voi, ma purtroppo, portando contenuti in merito a GTA Online, una volta finiti i contenuti del nuovo DLC, purtroppo i video calano. Sì, lo so, è bruttissimo, difatti quanto qualche idea la butto lì, però per l'appunto succede ciò. Però comunque vi ricordo che rimango in attività sia sui miei altri due canali che su Twitch. Vi lascio tutti i link nella descrizione. E diciamo non vi perdete Willow al 360 gradi, ecco, no? Comunque sia, banto alle ciance, ciancio alle bante, perché siamo qui per acquistare un nuovo veicolo. Finalmente acquisto uno dei veicoli più richiesti. Cioè vi giuro, è da quanto è uscito sto DLC che mi chiedete questo veicolo e mi faccio schifo a non averlo ancora modificato. Stiamo parlando della Annis ZR R350. Finalmente lo modifico. Tutti a chiedermi: ma modifica la ZR350. Finalmente ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Il prezzo di quest'auto è di $1.615.000. Prezzo normale, speciale $1.211.000. Andiamo a leggere la descrizione del veicolo. Cenni di approvazione, intici puntati, appassionati che vengono in estasi. Guardare una ZR350 che rompa fino a fare un buco nel parcheggio non stanca mai. E quanto le gomme si bruceranno, la gente farà gomitate per respirare i tuoi idrocarburi aromatici policiclici. Si sa che danno dipendenza. Perfetto ragazzi, perfetto. Allora, ordiniamo la blu, ce la facciamo mandare al garage ovviamente dell'auto-officina. E niente, finalmente ci siamo. ZR350, bella lì. La modifichiamo, sono veramente curioso di vedere perché vi piace così tanto quest'auto. Ma ovviamente prima di andarla a modificare, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like qualora questo video vi piaccia. Ma soprattutto vi invito anche a condividere il video con i vostri amici e ad iscrivervi al canale qualora non siate ancora iscritti. Se lo fate siete dei big, veramente molto big. Talmente big che vi toccherà indossare delle XXXXL. Cioè allucinante. Ad ogni modo, al di là delle mie solite c***o, ho sempre messo lì, pubblicità. Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Ok, perfetto, ed eccola qui arrivata la nostra magnifica Annis ZR350. Beh, allora, che dire in merito a quest'auto? Design molto, ma molto retro, ma bello. D'altronde stiamo parlando di un'auto che ha i suoi anni alle spalle. E devo dire che è veramente molto carina, ci sta davvero niente male. E beh, allora, lei nella sua variante stock, quindi senza modifiche come sempre, riesce ad avere uno scatto dallo 0 a 100 in soli 5,18 secondi ed una velocità massima di 167 km orari. Mica male, si classifica tra le sportive, però lei si ispira ad una Mazda RX-7. Niente di più e niente di meno. Allora, apprezzo davvero tantissimo il dettaglio della maniglia lì. Mi sa che è il primo veicolo che vedo con la maniglia lì. Però adesso voglio vedere il pupo qui, da dove la apre. Voglio vedere se fa la manovra corretta. E invece no, ovviamente afferra. E sai che però quasi quasi, no no, afferra quello, incredibile. Ma vero? Ascoltiamo il sound. Not bad, not bad. Senti anche com'è. No, va, ok. Comunque, oh, ci sta. Hanno pure curato la roba che piglia la maniglia più o meno da lì. Dai, ci sta. Modifichiamo il veicolo e partiamo dai freni. I freni ovviamente non li vogliamo da gare, quindi li mettiamo paraurti. Abbiamo standard con presa d'aria, da strada, da gara, sagomato, sagomato verniciato, che non è male, e da tuning. Allora, vi dirò, secondo me ci sta di brutto il sagomato. Ma oddio, in realtà neanche tanto, eh. Cioè ci sta di più un da gara a sto punto, sì. Perché boh, il sagomato, vedi, cioè è tutta bella con le curve morbide l'auto. Poi arriva il sagomato che ha le curve tutte belle rigide. Quindi direi di mettere un da gara, ci sta. Per il posteriore invece abbiamo diffusore in plastica o diffusore con punte colore 1. Diffusore con punte colore 1 ovviamente. Motore, blocco motore colore 1 o colore 2, mettiamolo colore 2. Filtri dell'aria, presa d'aria colore 1 oppure colore 2. Da gara, cambia anche tutto il tubo, interessante. Senti il suono. Presa d'aria, prestazione oppure colore 2, ok. Prestazione da gara, presa d'aria turbo colore 1, colore 2. Abbiamo finito qua. Allora, il turbo
è quello più complesso. Io direi di mettere questo qui, turbo colore 1, ragazzi. Cioè, guardate che roba. Mette tutte ste robe dentro. È bellissimo quella turbina, dai. Barra duomi, ovviamente, in carbonio. E che stiamo qui a dircelo. Regolazioni motore al massimo. Intercooler, ce l'abbiamo personalizzato con la scritta Annis, logo piccolo, logo grande. Ventole spruzzatore. Mettiamo una piccola scrittina Annis, dai, ci sta. Marmitte, allora abbiamo da strada in titanio, doppie con punte in titanio, troppo piccole, doppie, bocca squadrata, bocca angolata alt, non so cosa voglio dire alt, tubi a scoppio angolati, tubi a scoppio dritti. Vi dirò la mia, secondo me la bocca quadrata è veramente figa, cioè almeno per il momento ci sta di brutto, cioè riempie molto bene. Direi di mettere la bocca quadrata in caso poi la cambiamo. Parafanchi abbiamo, per quanto riguarda l'anteriore, abbiamo anteriore impullonato colore 1 in carbonio, oppure anteriore colore 1 senza bulloni, ma mettiamoli due bulloncini, no? Quindi anteriore colore 1 bullonato, anche sul posteriore di me dire... Scusatemi, oggi non so parlare, pardon. Direi di mettere posteriore impullonato colore 1 anche per il posteriore. Fari, ce l'abbiamo... occhi assonnati oppure occhi assopiti. Ma teoricamente io direi però di tenere quelli normali, perché dovrebbero essere, no, quelli automatici che si alzano. Quindi teniamo quelli motorizzati, ecco. Cofani, ganci cofano, vabbè, poi vediamo, sono sempre soliti. Mentre per quanto riguarda i cofani abbiamo trasparente, che boh, vabbè, ci sta. Però non lo so, mi lascia sempre perplesso questo cofano, non so perché. È bello ma mi lascia perplesso. Comunque abbiamo scanalato, scanalato in carbonio oppure scanalato alternativo. Scanalato in carbonio, presa d'aria a punta, questa non è male. Presa d'aria a tridente, carbonio smussate, ok. Ok, areato. Secondo me ci sta una presa d'aria a punta, normalissimo. Un presa d'aria a punta ci potrebbe stare. Claxon, lasciamo stare. Interni, abbiamo cruscotto. Ce l'abbiamo interni da strada, semiscoperti. Interni semiscoperti da racing, però, quindi cambia un attimino lì che mi mette i tastini. Oppure in carbonio interni semiscoperti. Io direi di mettere... ma mettiamo tutto carbonio, dai. Quadranti invece. Ok. Tachimetro singolo. Su cruscotto sono sempre i soliti. Su cruscotto e contagiri, eccetera eccetera. Mettiamo questo qui. Portiere, ci abbiamo sempre le solite modifiche. Esattamente. Lascio ovviamente quello standard, che secondo me ci sta. Poi abbiamo i sedili. Buh. Sono sempre gli stessi, esatto. E dirò la verità, qui su quest'auto forse potrei mettere qualcosa con la cintura, perché mi piace il dettaglio che la cintura si attacca lì sul retro, vedi? Mettiamoli da pista coordinati, dai, secondo me ci stanno. Sono carini, bella la cinturina verde. Gli interni abbiamo finito? No, c'era il volante, che vabbè non cambia mai una mazza, quindi teniamo quello standard. Ci sta, gabbia di sicurezza, direi forse di non metterla. No dai, mettiamola da gara imbottita colore 2. Luci, fari, io direi di tenerli alogeni. Kit neon, schema neon al massimo. Poi in caso scegliamo il colore o vediamo se rimuoverlo. Livrea, e qui si ci diverte. Abbiamo strisce da racing classiche, sono male, devo dire. Strisce Hannis, Hannis alternative con sponsor. Ok, qualche sponsorino qui lì, oppure alternativa. Albero di ciliegio, questa non è male. Ci sta, carina, però boh. Sprank, Princess, strisce Hennis, ok. Oppure Hennis classe alt. Questa è veramente bella. Team Atomic Drift, guarda che figa che è. Con questa sfumatura di azzurro da dietro. Peccato che è bloccata. Devo raggiungere il livello 42. F in chat, signori. Kisama, Cheveros, no. Bella anche questa, carina. Carina anche questa, vabbè. Opterei quasi quasi per l'albero di ciliegio, però non so come poterlo abbinare onestamente un albero di ciliegio, sai. Sai che c'è, proviamo con lo sprank, vediamo come ci stanno i colori. In caso provo poi con il ciliegio, facciamo diciamo un doppio passo. Feritoie, colore 1, colore 2, direi di non metterle quasi quasi. O forse meglio metterle colore 1, mettiamole colore 1, dai. Specchietti da tuning, ok, anteriori, colore 1, vabbè dai, mettiamo, lasciamo quelli standard, ci stanno.
targhe ovviamente personalizzata, verniciature, vediamo un attimino che roba possiamo fare. Ora, con la colorazione Sprank, I don't know, però non lo so, potremmo optare per un giallo, tipo un verde scuro, un verde così brillante, vero, troppo verde. Provo ad applicare un attimino il ciliegio per vedere come sta, come si abbina con i vari colori. Cioè, il ciliegio potenzialmente anche con un oro ci potrebbe stare, no? Più o meno all'incirca. Sai che c'è? Ho deciso, ritorno sulla mia Sprank e la abbino con il verde racing. Verde racing sia, ragazzi, secondo me ci sta. Vediamo cosa riusciamo a fare con i pearlescenti. Se... carina come roba. Però vorrei tipo un verde lime, no? Dove sta il verde lime? Eccolo qua. Secondo me ci sta. Sì sì, ci potrebbe stare. Se no fatemi vedere un attimino un giallo. Non so per quale motivo, ma fatemelo vedere. Credevo ci potesse stare meglio, ma nada. Cioè, meglio il verde onestamente. Colore secondario invece... ok, va a modificare praticamente il lo specchietto e quel che ne concerne, no? Vi dirò, mi sono innamorato di questo verde. Cioè, di questo verde, del nero opaco. Guarda lì che figata che viene fuori. Peccato che se metto il nero opaco su mi perde la roba. Posso mantenere? Voglio vedere se riesco a mantenerla. 2000 years later. Signori, ce l'ho fatta. Sì, ho cambiato pure zona perché là dentro non funzionava, ma ho messo i pearlescenti sul coso, qua sull'opaco, che bello. E spero solamente che adesso ci stia bene, perché sai come, ci ho perso 20 minuti per farlo. Era il verde racing, guarda che roba. Era il verde lime tipo, no? Guarda che roba. La svolta, signori, la svolta. Vi dirò la verità, verde lime secondo me è fin troppo adesso, quindi... opterei per il verde brillante. Guarda lì che roba. Se vi state chiedendo come ho fatto a metterlo e lo volete mettere pure voi, beh, scrivetemi qua sotto nei commenti che lo volete vedere. Vi porto in casa un mini video dove vi faccio vedere come applicare il pearlescente sull'opaco. Ritorniamo all'officina. Perfetto, rieccoci qua, ritornate all'interno della nostra auto officina. Eravamo rimasti col colore rivestimento, che a sto punto metterei un verdino, qualcosa che richiami il verde. Verde ovunque, signori. Vediamo un attimino. Bello tra l'altro che modifica anche, diciamo, no, il coso attorno a tutte le robe. Verde brillante, com'è che ci sta? Non lo so. È verde brillante sia, va. Colore e dettagli invece, vabbè, lasciamolo ovviamente bianco. Simple Crew non ci interessa. Tettucci abbiamo. Presa d'aria da gara o da gara in carbonio. Ok, comunque mantiene sempre la livrea. Presa d'aria da tuning in carbonio. Quasi quasi metterei da gara, che è leggermente più alzata, quindi è più notevole, no? Ok, minigonna invece abbiamo da strada. Non vedo cosa cambia, ma va bene. Da strada in carbonio, da tuning, tuning in carbonio, da gara, gara carbonio, compresa d'aria, ok, compresa d'aria carbonio, da competizione, ok, va bene. Oppure minigonne personalizzate, personalizzate in carbonio, allungate, allungate in carbonio, boh. Direi di mettere da competizione, secondo me ci stanno, da competizione sia. Splitter, ok, di plastica, colore 2 o colore 1 o carbonio, da strada. Canard con punte colore 1, da gara in carbonio, da gara con canard colore 1 o colore 2. Mettiamolo da gara con canard colore 1, dai. Spoiler invece, opzionale, opzionale colore 2, vabbè non cambia tra colore 1 e colore 2 perché è nero opaco. Da strada in carbonio. Da tuning in carbonio, da gara in carbonio, da competizione, competizione in carbonio. Alettone grande, che roba, però non lo andiamo a mettere. Grande in carbonio, estremo, estremo in carbonio, estremo alternativo, carbonio, ok. Secondo me è figo opzionale colore 1. Cioè, non è aggressivo, cioè non è grosso assai. Mantiene le curve dell'auto, sembra quasi un pezzo originale, vai, opzionale. Strisce parasole, invece vabbè, sono sempre le solite, che ve vado a dire, non le metto mai. Sospensioni, abbassiamo al massimo la vettura. Fanali posteriori, verde, rosso, vabbè. Lasciamoli così, tipo oscurati, che ci stanno.
Trasmissioni, mettiamolo al massimo. Turbo va messo. Ruote, tipo di ruote, qui adesso vediamo. Concave mega mesh. Com'è che ci stanno colorati? Che dire, concave mesh è quel che diavolo è, colore nero. Fighissimo. Design pneumatici, scrittina atomic. Ah, qui possiamo scegliere. Oddio. E non c'è Fucaro verde però, mannaggia. Però boh, a sto punto vado di Fucaro bianco, ci sta. Modifiche pneumatici, altri proiettili ovviamente. Fumo pneumatici, mettiamolo nero. Finestrini, boh, molto oscurati, abbiamo finito con le modifiche. Esatto, ci rimane solamente il neon eventualmente, che potrei andare a fare verde menta, dai. Non menta, signor verde menta. Allora ragazzi, abbiamo finito ufficialmente con le modifiche. Ci ho messo 40 minuti per modificare questo bolide qua, ma direi che ne è valsa la pena. Almeno a me sembra veramente una figata assurda. Mi piace davvero tanto sto nero opaco con il perlascente, eccetera eccetera. Bello. A mio avviso abbiamo tirato fuori un'auto con i controcojones. Fiero di averci speso 40 minuti. Usciamo fuori e andiamo a provarla. Perfetto ragazzi, ed eccoci qui fuori con la nostra Annis ZR350. Bella che modificata. Allora, che dirvi, è veramente una figata. Quello specchietto che ha preso quel perlascente lì mi ha fatto dire: la voglio così, e sono riuscito ad ottenerla. Ok, ci sta. La livrea alla fine non è molto incomprante, ci sta, delicata. Forse un po' sbagliato il colore del neon, perché sto verde menta onestamente non ci sta tanto con l'auto. Carino che il logo Annis è illuminato, ci sta. Per il resto che dire, io direi che è veramente un'auto molto ma molto bella. Cioè è venuta fuori un qualcosa di veramente interessante, no? Parlando di performance, nella sua variante modificata al massimo, esattamente come l'abbiamo modificata noi, riesce ad avere uno scatto dallo 0 a 100 in soli 3,22 secondi ed una velocità massima di 180 km orari. Non male, non male, assolutissimamente non male. Però purtroppo nella categoria sportive ci sono molte auto che sono meglio di lei a livello di performance, ecco. Però calcolate che lei la potete utilizzare nelle cose tuners, non nei veicoli tuners. Quindi boh, comunque saliamo a bordo, ascoltiamo il sound. Sempre ad averlo già sentito, però boh, non ricordo su quale auto. Direi forse Karin Sultan, boh. Partiamo noi invece, attenzione. Trazione posteriore ovviamente. Bello lo scatto, si sente. Ovviamente come al solito il nostro obiettivo è quello di vedere, per l'appunto, uno, quanto rende la velocità massima in game. Due, vedere la tenuta, l'agilità, drift, curva, eccetera eccetera. Ah, sai che c'è quasi quasi qua. Oh mio Dio, no vabbè. Volevo tirare un curvone per vedere come andava. E onestamente credo che non sia l'auto migliore per le curve ad alta velocità. Però forse è buona per i drift. Attenzione, entriamo qui all'interno dell'autostradina della velocità, vediamo. Non mi sembra un'auto iper mega agile, a dire la verità, non mi sembra una di quelle auto che gli fa fare le curve in millesimo di secondo. Non è proprio inchiodata al terreno come altre auto, va. Difatti adesso questa più o meno è la velocità massima. Provo a sterzare qui di brutto. Sì, esatto, esattamente come immaginavo. Sotto una certa velocità ovviamente vai, però quanto vai sopra una certa non è proprio direttissima, va. Cioè lo vedi che il culo praticamente si muove con un po' di ritardo rispetto a te. Però nonostante tutto riesci a controllarla abbastanza bene, direi decisamente. Però guarda, però parte il culo, parte il culo. Un attimo di disattenzione e il culo se ne va. Però se non altro un buon controllo ci sta, carina, veramente niente male. Anche se ovviamente ci stanno delle sportive che fanno meglio. Adesso ragazzi raggiungiamo nuovamente la velocità massima ed effettuiamo il test della frenata, che avverrà nel fatidico 3, 2, 1, via. Buoni freni, buoni freni. Niente male. Allora, a sto punto test della curva ad alta velocità, anche se abbiamo già visto onestamente com'è andata, no? Cioè è andata bella che dritta poco fa. Aspetta, c'era Peppina. Salga Peppina, le faccio fare un giro sulla mia nuova auto, venga qui. Allora vediamo un attimino come se la cava. Ma le curve ad alta velocità, ripeto, sì, anche mollando il gas, raga, a livello di sterzata, quando sei su una certa velocità non va. Cioè guarda, perde il posteriore. Oh, niente di eccezionale personalmente parlando, cioè per carità. Facciamo che mi lascia perplesso, perché non l'ho ben capita st'auto, non la riesco a capire. Se è buona nella media o fa proprio schifo, boh. Cioè alcune curve le fa, altre no, quindi boh,
diciamo, la classifico nella media, è buona lì. Per quanto riguarda il drift, invece, io mi aspetto davvero tanto. E consideriamo che non ho ruote da drift e robe di questo tipo, quindi sono con le ruote da strada, quelle stock. Secondo me quest'auto riuscirà a fare dei bei driftoni, perché la vedo partire tanto, ma tanto sul posteriore. Beh, sì, dai, scivola molto bene. Chiamateli power slide, chiamateli come ve pare, ma per me quello era un drift bello e buono e l'ha fatto pure bene. Bello completo, forse si è un po' stoppata la ruota, ma nulla di troppo catartico, diciamo, insomma, se l'è cavata abbastanza bene. A mio avviso non è male, però non lo so. L'auto in sé non è male, molto bella, belle le modifiche, bella macchina, assolutamente niente da dire. È uscito fuori un gioiellino come si deve. Però allora, performance non è nulla di così eclatante, cioè c'è di meglio anche ad un prezzo minore. La curva ad alta velocità nella media, frenata, la frenata è buona effettivamente, il controllo anche quello nella media, tenuta tende troppo a perdere il posteriore. Sul drift è buona, sul drift non c'è nulla da dire. Però beh, che dire, considerando che lei costa 1.600.000, escluse le modifiche, quindi si arriva sui sul 1.800.000, 1.900.000, giù di lì. Vale la pena? Secondo me, ni, nel senso, vale la pena solo se siete dei collezionisti. Difatti quest'auto la consiglierei solo ai collezionisti e a qualche amante del drift, magari montando delle ruote da drift. Per il resto la vedo come una di quelle auto classiche di GT Online, che la usi e poi la parcheggi in garage, fine, perché non ci puoi fare niente. Quindi ragazzi, che dirvi, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo acquistato e modificato la Hannis ZR350, video modifiche che è durato tantissimo, ma va bene così. Ragazzi, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, mi raccomando superiamo assolutissimamente i 1000 like se volete altri video modifiche dei veicoli, ma soprattutto condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video. Quindi, se volete essere tutto, bella ragazzi.